Stefano Colantuono, l'Atalanta ha fatto il suo esordio stagionale, parte bene, un 2-0, passa al quarto turno di Team Cup e adesso concentrazione al campionato. Che risposte hanno dato i giocatori dopo questa partita? Direi bene perché comunque passare il turno non è mai scontato, anche se giochi con una squadra di livello inferiore, però passare il turno è sempre molto difficile, le partite vanno tutte giocate. Direi che l'abbiamo fatto con autorità, rischiando zero e facendo due gol, ne potevamo fare anche qualcuno in più, quindi direi molto bene. Soddisfatto anche dai singoli, dalle risposte che hanno dato i singoli. Sì, sono soddisfatto, è stata veramente una buona partita. L'unico rammarico è che forse nel primo tempo potevamo fare subito il secondo gol per non lasciare aperta la gara, però l'abbiamo sempre controllata molto bene, quindi i ragazzi sono stati bravi anche questa sera. Adesso c'è da fermarsi perché domenica e lunedì sono di riposo, poi però da martedì si va a mille per l'impegno di domenica, parte il campionato, parte un'altra stagione importante. Stefano Colantuono, quest'estate, durante il ritiro precampionato, ha detto che forse questo è uno dei campionati più difficili. Lo si dice tutti gli anni per scaramanzia o è così? No, lo si dice perché è così, probabilmente anche per scaramanzia. Comunque, non ho mai sentito nessuno dire che questo sarà un campionato facile. In Italia il campionato è difficile, c'è poco da fare, è la cruda realtà. E noi dovremmo farci trovare pronti. Cioè, abbiamo l'esordio casalingo contro una squadra che temo molto, perché è una squadra che l'anno scorso ha fatto un gran bel campionato. E io mi aspetto che i ragazzi tornino martedì, avendo dimenticato tutto quello che abbiamo fatto di buono in questo precampionato, proiettati subito al campionato, che per noi rimane la cosa più importante. Martedì c'è un appuntamento importante per Stefano Colantuono, nel senso che è stato nominato dal sindaco Gori, c'è cioè questa doccia gelata da fare in favore della SLA. E beh, la faccio volentieri perché la causa è nobile. Poi, se mi hanno nominato il sindaco, non posso sicuramente tirarmi indietro, anche se poi quando avrò il piacere di incontrarlo, gliene dirò quattro. Ma comunque, scherzi a parte, lo faccio volentieri e martedì organizzeremo il tutto.